la scena artistica cambia in questo periodo, già si sentono arrivare le novità, questa plasticità sia nella forma dell'arte ma un po' in generale. C'è una ripresa di quei valori della figurazione indubbiamente alla luce di tutto ciò che erano state le avanguardie. Diciamo che il 1915 segna per l'Italia il passaggio decisivo di quello che è stata l'avanguardia, l'unica grande avanguardia del futurismo, da un raggruppamento di artisti che elabora un progetto intorno alle teorie di Marinetti a quella che sarà poi la sinestesia delle arti. Per l'appunto l'11 di marzo del 1915, quindi siamo proprio in questi giorni, viene pubblicato il Manifesto della Ricostruzione Futurista dell'Universo, e questo fa sì che il dibattito si sposti dalle tele, dalle superfici, a quello che è l'oggetto della casa, l'abito, la scena, tutto ciò che sarà poi un complesso molto più grande che segna la modernità. Diciamo che paradossalmente la parte preparatoria dell'intervento, e quindi l'interventismo futurista dei primi 5 anni del secondo decennio, poi si trasformerà in quella che è stata la grande magia che poi segna molto l'arte italiana, che è stato il design. Quindi Balla, De Pero, Prampolini sono i grandi artefici. Diciamo che la grande guerra, diversamente dalle altre situazioni, quella francese, quella tedesca, per esempio l'esperienza della Cavalleria Azzurro e quindi di tutta l'esperienza astrattista, perde le sue pedine maggiori, perde la vitalità di alcuni Marc e Mack, tutte e due muoiono nel 15 sul fronte. Quindi voglio dire, sostanzialmente la pagina italiana con la guerra, diciamo che ha un la maggiore. Uno, perché la guerra è combattuta solo nella parte alta dell'Italia e quindi il restante, diciamo, ne resta fuori, è immune dallo scontro. E dall'altro, soprattutto grazie a Balla, che è un po' l'artefice del cambiamento, la cultura italiana prende un nuovo avvio. Purtroppo un avvio che poi sarà segnato dal 22 in poi, sappiamo tutti, da un regime che terrà invece l'Italia sotto cautela rispetto all'Europa.